Due giorni per ricordare gli anni 60-70, anni che per alcuni proprio sono ricordi indelebili. Sì, sono gli anni di costruzione della città, quindi abbiamo cosa è successo con le fabbriche, cosa si sono portate dietro, cosa si è portato dietro quello sviluppo economico che è stato uno sviluppo urbanistico, lo sviluppo di servizi sociali e sanitari, servizi per l'infanzia e la chiusura delle istituzioni speciali, in particolare del manicomio, che è stato un laboratorio per la salute. Queste sono le quattro sessioni che discuteremo mercoledì mattina e pomeriggio e venerdì mattina e pomeriggio di questa prossima settimana. È stato promosso dalla nostra biblioteca insieme con l'Istituto Storico della Resistenza e con il Consiglio, con la Presidenza del Consiglio Comunale. E avremo anche dei filmati d'epoca, oltre a questa splendida mostra sulle foto di allora con il foto che ci ha fornito il fotoclub La Chimera, avremo dei filmati, due in particolare propostici dal CRED, che fa parte della nostra rete provinciale delle biblioteche, e uno sulla Lebole che fa parte delle Teche RAI, sono particolarmente interessanti. Noi siamo... Non tutto, comunque, specialmente lo sviluppo urbano, fu eccezionale, perché si persero in quegli anni anche delle cose molto belle. Sì, e vedremo alcuni aspetti di questo, ci verranno illustrati. Noi la chiamiamo questa che faremo in questi due giorni una fotografia in movimento, nel senso che alcune sono le cose che già c'erano allora con i protagonisti di allora e alcuni sono elementi critici che proporremo all'attenzione per poi proseguire la discussione con i protagonisti politici di oggi, se lo vorranno ovviamente, nel prossimo anno, all'inizio del 2014.